Dottoressa, che cosa imparano gli alunni attraverso questo simulatore? Imparano ad andare in bicicletta rendendosi conto dei pericoli che ci sono in mezzo alla strada, col vantaggio però che non sono veri pericoli reali, quindi non rischiano l'incidente stradale o l'infrazione a una norma del codice della strada. E, è strutturato come una vera bicicletta collegata a un computer con dei sensori che rilevano la velocità, rilevano lo sterzo a sinistra o a destra o la simulazione di mettere il braccio per comunicare l'intenzione di girare. E quindi il ragazzo sa che regole deve rispettare e si trova in mezzo a un contesto stradale che può scegliere, tra l'altro tra varie ubicazioni, cioè in campagna, in città, città molto abitata e con costruzioni moderne, classiche. Si può anche scegliere il contesto meteo, quindi la pioggia, il sole, il giorno, la notte. Per i più grandi possiamo anche simulare uno stato di ebbrezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti. Quindi i riflessi, come vengono adottati, cioè i comportamenti, il passaggio dal cervello ai muscoli è rallentato più o meno a seconda delle sostanze che uno ha ingerito, può essere un bicchiere di birra piuttosto che 2 bicchieri di vino, ovviamente non per questi bambini che vediamo oggi, che sono di quinta elementare. Per quest'anno il progetto si estende proprio a tutte le quinte elementari della città di Sanremo. Li abbiamo incontrati in un contesto riservato, al Palafiori, allestendo un'area con la bicicletta e il computer con questo software speciale. E nell'altra stanza, con dei sussidi sempre di video o computer, per spiegare le regole dell'educazione stradale, quelle che a volte il vigile parla così a braccio liberamente, altre volte con un sussidio, un piccolo personaggio dei cartoni, Star Doggy, il cagnolino amico dei vigili, imparano in maniera più divertente. Al termine c'è anche un punteggio. Esatto, sì, perché il computer rileva le infrazioni e quindi si parte dalla patente a punti, che sono 20 punti, e ogni infrazione commessa, non rispetti lo stop, non svolti nel punto in cui dovresti svoltare con direzione obbligatoria, vengono detratti i punti della patente. Il percorso è a tempo, bisogna rispettare il tempo impostato, 3-4 minuti, e a punti. Alla fine, c'è proprio la rappresentazione grafica della patente con quanti punti sono rimasti. In caso di incidente stradale ci può essere anche un investimento perché il computer simula nel video un pedone che attraversa la strada e se il ciclista in quel momento non si ferma, potrebbe investirlo, allora cadono tutti e due per terra e c'è l'incidente stradale. In sicurezza, ma con una rappresentazione grafica molto reale.